È un giorno importante per la comunità di Medello Rosmarino. È un mondo nuovo, dovremmo ricominciare, la Pasqua, passaggio. Pasqua e passaggio, possiamo passare, dobbiamo passare. Un'era nuova, dobbiamo avere questo coraggio di sperare. Cioè lo si fa perché si crede in qualcosa di profondo, ecco. Nei laterali, ho detto, nei laterali. Sono entrati nel vivo a Militello Rosmarino i riti della Settimana Santa. Il calendario, curato dalla parrocchia Santissima Assunta in collaborazione con l'ANSPI, prevedeva molti appuntamenti. Particolarmente sentita e suggestiva è stata la giornata del Venerdì Santo con la processione del Santissimo Crocifisso, accompagnato dalle Maddalene penitenti, dal corteo dei Giudei e dai portatori dell'Addolorata. Molto antico e suggestivo, ma non solo le Maddalene ma anche i Giudei. Diciamo, sono delle ragazze che praticamente ammantate di nero e che sono molto suggestive nel comportamento, nel modo come si porgono, nel modo come camminano ai piedi della croce e vicino praticamente a noi Giudei. Io quest'oggi sono presente pure come Giudeo perché mio figlio non ci può essere. E queste Maddalene sono un'attrattiva, sono un qualcosa di particolare perché addirittura con il professore Buttitta abbiamo avuto la fortuna di averle pubblicizzate praticamente in Spagna, a Siviglia, perché diciamo, sono riti anche di origine spagnola, quindi hanno diciamo, dato questa peculiarità anche a questo paese. Sono uniche le Maddalene perché praticamente non ci sono in nessun altro posto, in nessun altro territorio, e richiamano un sacco di gente perché è veramente qualcosa di suggestivo. Vedere quelle ragazze, perché sono d'altronde sono ragazze ammantate di nero con un crocifisso in mano e quindi a stento riescono a vedere quella che è la strada, questo crea diciamo, tanta soggezione e tanta diciamo, devozione a chi praticamente crede in questo Venerdì Santo. È un giorno importante per la comunità di Medello Rosmarino e rappresenta la processione che avrà inizio tra qualche istante, rappresenta il cuore delle festività pasquali. È la processione tanto attesa da tutta la cittadinanza nel periodo dell'anno, insieme naturalmente alle due festività di San Biagio, ed è una processione piena di emozioni e piena di significati. Infatti accanto al Cristo crocifisso ci sono quattro Maddalene, che sono quattro giovani nubili del paese, la cui identità non conosce nessuno all'insegna dell'arciprete. Vengono in segno di penitenza, portano una fune, tengono in mano una fune con la corona di spine e un crocifisso in mano, tutte vestite di nero, girano attaccate al crocifisso per tutta la processione. Tra poco chi arriverà?
Tra poco arriveranno i giudei, già le Maddalene sono in chiesa, sono arrivati i portatori dell'Addolorata, che sono un gruppo di giovani che abbiamo costituito un paio di anni fa e che ormai si è consolidato questo gruppo e portano loro l'Addolorata. Anche un atto di penitenza, perché credetemi, stare ammantati e camminare ai piedi della croce senza poter vedere dove si mettono i piedi è veramente un voto, veramente un qualcosa di... cioè lo si fa perché si crede qualcosa di profondo, ecco. Il volto è totalmente coperto, c'è solo un piccolo buco, un piccolo foto. Il volto è completamente coperto ed è coperto da uno scialle nero, praticamente c'è anche una corona di spine, che poi diciamo non sono spine ma sono perché sono state tagliate, e poi diciamo questa corona viene un po' calata su questo mantello perché per non cadere il mantello, e poi con le mani tengono questo stretto un crocifisso e quindi loro riescono a vedere a stento con un occhio, quindi se riuscite anche a riprendere con la telecamera è qualcosa veramente di suggestivo, di particolare. Arrivano proprio da qui, da questa viuzza, e poi andranno in chiesa a venerare il Cristo? Sì, sì. Scendono qua, allora la preparazione avviene qua nella casa di San Biagio, questo è il sito dove diciamo di solito avviene la vestizione, diciamo pregano nello stesso tempo, dopodiché in fila indiana, diciamo con attempati, scendono e vanno praticamente in chiesa, e davanti alla chiesa c'è un segno di penitenza perché avviene la genuflessione prima di entrare in chiesa, prima che vanno a sedersi ai piedi della croce.
poi inizia la processione. Poi arriviamo noi come giudei praticamente e iniziamo il percorso della processione del Venerdì Santo con le due effigi del crocifisso, che è qualcosa veramente di particolare, e anche della Madonna Addolorata. Nessuno, tranne chi si occupa della vestizione, conosce il nome delle Maddalene, l'identità? No, non si conoscono, l'identità non si conosce, perché sono praticamente anonimi. Cioè, chi si presta, diciamo, lo fa nel perfetto anonimato, e quindi diciamo sono veramente sono riservati, ecco, sono molto riservati. La caratteristica di questa giornata è anche quella, appunto, di avere i giudei, lei è uno dei portatori, possiamo dire, più anziani. Sì, quest'oggi sono il più anziano perché mio figlio non c'è, è qualcosa che si tramanda da padre in figlio. C'era la bonaria di mio padre, ce sono stato io, ora c'è pure mio figlio. Oggi mio figlio è impossibilitato e quindi ho ripreso il posto io, e quindi anche per dare un po' una dritta, cioè dei suggerimenti a tutti i nuovi portatori, perché c'è stato un ricambio generazionale. Come potete vedere, noi il Venerdì Santo all'una, alle 13 scendiamo il crocifisso, e vi posso dire che è stato emozionante nel vedere che praticamente io ero il più anziano, quando fino a ieri tra virgolette ero uno dei più giovani, e vorrei vedere che c'è stato proprio questo ricambio generazionale con tutti i ragazzi, che sono tutti giovani. Questo fa ben sperare, perché queste tradizioni devono continuare. Sì, queste continuano, perché è un qualcosa che lo si fa anche con devozione, con in maniera sincera, in maniera particolare, senza velleità, senza praticamente si fa con umiltà, è come una forma di umiltà che viene portata avanti veramente da padre in figlio. Quindi onoriamo la memoria dei padri, ma cerchiamo di portare avanti la tradizione istruendo e quindi tenendo vivo questo particolare forma di devozione nei giovani che praticamente si apprestano a sostituirci. Le Maddalene sono vestite di nero, mentre i giudei hanno anche loro un abito particolare. Noi abbiamo un saio che è di colore azzurro, praticamente con un cordone molto semplice, ecco, praticamente non niente di particolare. E quindi usciamo dopo, prima escono le Maddalene, poi ci mettiamo noi per riservatezza, cioè noi non interferiamo, quindi escono loro ed entriamo noi. Quando poi entriamo noi, che arriviamo, che loro arrivano in chiesa, noi praticamente arriviamo pure in chiesa e poi partiamo con la processione. Si inizia di mattino presto qui a Militello Rosmarino con il Venerdì Santo. Già alle 4:30 del mattino c'è una processione, ci sono delle iniziative in programma? Sì, già stamattina c'è stata la prima processione di Gesù nell'urna, praticamente, ed è molto suggestiva, perché si fa alle 4:30 del mattino, alle prime luci dell'alba, e fare il giro del paese, della strada processionale, quando comincia a spuntare il sole, è veramente qualcosa di emozionante, con quella musica che è struggente, con le persone che sono molto, molto raccolte, perché è veramente molto sentito da noi il Venerdì Santo. Dicevo, abbiamo due immagini di Gesù e della Madonna Addolorata che sono veramente, hanno delle sembianze umane e sono molto molto particolari, e basta guardarle, per cui ti mettono anche un po' di angoscia, cioè vedere una persona, che sono veramente delle persone. L'Addolorata poi è un qualcosa di bello, perché l'Addolorata è di natura ligna, è pesante praticamente, e poi di una manifattura particolare, cioè veramente molto struggente. Sappiamo che i giudei in queste ore osservano anche una particolare alimentazione, cioè il digiuno, e poi al termine della processione ci sarà un momento conviviale. Sì, noi giudei praticamente osserviamo il digiuno, però alle 13, all'una, quando, dopo la discesa di Gesù, che ha diciamo nella sua cappella, e lo posizioniamo sul baiardo che poi andiamo in processione, e in quel momento noi rompiamo il digiuno, perché per tradizione veniamo alla casa di San Biagio e praticamente andiamo a darci, diciamo, un rinfresco con un classico biscotto praticamente caratteristico del nostro territorio e del vino, diciamo, locale. Mi permetto in questo momento
di ricordare un carissimo nostro amico che sino all'anno scorso era presente come giudeo qua da noi, Salvatore Logastro, e adesso non c'è più. Questo l'ho ricordato oggi, i ragazzi hanno apprezzato, abbiamo fatto un minuto di silenzio in suo onore, e lui era uno dei più vecchi presidente per quanto riguarda come portatore, perché lui ha iniziato a 15 anni, 16 anni perché era alto e voleva arrivare ai 50 anni. L'uomo dispone e Dio, l'uomo propone e Dio dispone. Thank you.
Oggi un giorno davvero emozionante, ci parli di questa giornata. Perché adesso ci troviamo nel momento più al culmine, è la predica in piazza. Attenzione, la predica in piazza ha anche un'altra funzione, quella di far riposare i giudei, perché è davvero faticosissimo, potete vedere lo sforzo di alcuni ragazzi, magari più alti, che davvero quasi non ce la fanno più. È chiaro, devono un pochettino rifiatare, anche perché adesso nella discesa, coloro i quali portano il Cristo dalla parte di dietro devono prenderlo in mano, mentre gli altri, per esempio, continueranno a portarlo sulle spalle, altrimenti il crocifisso andrebbe a vertere verso in alto. Quindi questo è il momento un pochettino più doloroso. Un tempo le prediche, giustamente in un periodo per esempio di guerra, vertevano sul dolore della madre nei confronti della morte di un figlio. Infatti era tradizione che le anziane, per esempio, si chinassero a terra e raccogliessero alcune foglie della pianta di nepetella e recitavano un'antica preghiera. Questa preghiera, in poche parole, faceva capire quanto fosse doloroso per una madre il lutto perché ha perso un figlio. In terra mi calo e mi putedda coglio, minurda mamma mi piange mai più un figlio. È perché, giustamente, immaginiamoci periodi di guerra, tante madri che avevano perso il figlio in guerra, giustamente, per ora avevano il loro strazio ancora di più aumentato, in quanto giustamente il parroco nella predica ricordava tutte quelle madri che purtroppo soffrivano per la perdita di un figlio. Ed oggi assistiamo a questo, al dolore straziante di una mamma che perde il proprio figlio. Questo giorno cosa rappresenta, cosa deve rappresentare? È un mondo nuovo, dovremmo ricominciare, la Pasqua, passaggio, Pasqua e passaggio, possiamo passare, dobbiamo passare un'era nuova, dobbiamo avere questo coraggio di sperare che vincerà la vita, vincerà la verità, vincerà il coraggio, perché Dio ha vinto, io ho vinto il mondo, ha detto Gesù. Grazie.
Quella del Venerdì Santo a Mini del Rosmarino, perché viene vissuta con profonda commozione. Potete guardare, questo altro non è che un funerale, il funerale di Gesù, quindi la madre addolorata che accompagna il figlio durante l'agonia, prima della morte.